un boccone veramente durissimo da buttare giù. Arriva una medaglia mondiale, però ci lascia un amaro in bocca che non ci riesce veramente ad andare via, perché avevamo la corsa in pugno, Moscon e Trentin davanti, poi Moscon si stacca, resta Matteo Trentin insieme a Pedersen e a Stefan Kung. Sembra tutto apparecchiato, sembra che abbia il mondiale in tasca ormai Matteo Trentin, e invece parte ai 200 metri dal traguardo, si blocca subito e Pedersen praticamente il mondiale lo vince facile, lo vince in volata e riesce ad oltrepassare proprio Matteo Trentin e a aggiudicarsi il mondiale per la Danimarca. Incredibile, incredibile, veramente. Incredibile, perché Pedersen ai 6 km dal traguardo su quello strappo si stava staccando. Matteo Trentin sembrava il più fresco di tutti. Stefan Kung aveva fatto delle smorfie, delle boccacce che facevano presagire che davvero Matteo Trentin fosse il più fresco di tutti. E in volata, in teoria, visto che lui è anche per le sue caratteristiche velocista, in teoria era il più veloce di tutti. Tra quelli che erano lì in fuga, partiti ai 32 km dal traguardo. Non c'è stato l'ausilio di Gianni Moscon, purtroppo, nel finale. Peccato, perché dove era veramente, questa era una situazione irripetibile. Una situazione irripetibile, perché Van der Poel ai 12 km dal traguardo, l'uomo da battere, perché Van der Poel, ragazzi, era l'uomo da battere, era l'uomo da battere Mathieu Van der Poel, che invece scoppia. Scoppia, gli spenge la luce ai 12 km dal traguardo in un mondiale straordinario, a dimostrazione di che cosa sia il ciclismo, imprevedibile e sia anche diabolico, diabolico. Ci ha fatto veramente vedere la faccia del diavolo davanti a questa delusione, davanti a Matteo Trentin. Ci ha fatto vedere la faccia del diavolo il ciclismo, perché quando sembra tutto apparecchiato per Matteo Trentin, Magrini, ragazzi, a parte ha tirato gufate, gufate dall'inizio alla fine, cioè dai 5, dai 10 km dal traguardo ha cominciato a gufare Magrini e ce l'ha fatta arrivare a seconda Trentin. Però a parte ciò, sembrava veramente tutto apparecchiato, invece la sorpresa del mondiale vinto da Pedersen, ma poi la sorpresa che Sagan si è mosso tardi, Alaphilippe non si è reso protagonista. E tanti big, tanti, tanti, tanti big sono mancati all'elenco oggi, sono veramente mancati tantissimi. E poi una fuga preparata così, la fuga giusta era veramente per tentare questo trionfo. Abbiamo buttato via un mondiale, arriva una medaglia, sì, che fa male. Io comunque voglio fare i complimenti a Davide Cassani, uno dei migliori CT che la nazionale italiana abbia mai avuto, perché a tutti i mondiali, nonostante che la rosa non sia alla fine eccellente, la squadra non è eccellente, Davide Cassani riesce a preparare alla grandissima la corsa e a rendere protagonista l'Italia in tutte le rassegne mondiali. Ci manca soltanto quell'oro, ma Davide Cassani ce la rende sempre protagonista, ce la porta sempre in alto la nostra nazionale. Quindi voglio rendere grazie, grazie a Davide Cassani, perché anche oggi ha preparato alla grandissima la corsa. Quindi grande, grande Davide Cassani. Peccato davvero, comunque resta una medaglia mondiale. Ci lascia tanto amaro in bocca ed è un boccone molto difficile da buttare giù, anche per Matteo Trentin, che vedeva davvero l'obiettivo lì vicino. E rispetto agli altri aveva anche più esperienza, era più abituato anche a certi tipi di corse, perché alla fine in teoria Pedersen e Kung si sarebbero anche accontentati di un piazzamento, perché insomma una medaglia mondiale per loro due sarebbe già stata qualcosa di straordinario. Per Matteo Trentin, che invece è abituato comunque a vincere corse di spessore, che si era preparato a puntino per questo mondiale, che ce l'aveva veramente apparecchiato, gli era veramente capitata la soluzione migliore. Io non lo so che cosa l'abbia bloccata ai 200 metri, non se l'emozione, se la tensione, non lo so perché. Non credo la tensione, ma probabilmente questo è stato, perché alla fine un corridore così esperto in queste situazioni pensavo le sapesse gestire, però comunque arrivare così in un mondiale deve fare veramente tutto in maniera perfetta. Onore a Pedersen, comunque, onore a un eccezionale Mats Pedersen, che ha sfruttato a
benissimo la sua chance e si è andato a prendere questo mondiale. Quindi onore a lui. Peccato, peccato, però grande Italia anche in questo mondiale. Grande Italia, chiudiamo la nostra rassegna mondiale con un argento nella famiglia maschile, che ci lascia tanto, ma tanto, tanto amaro in bocca. Però onore davvero, onore a Maspedes, però in questa maniera veramente l'abbiamo perso un po' d'appollo. L'appollo. L'abbiamo veramente perso un po' d'appollo. Mi duole dirlo, ma l'abbiamo perso d'appollo. Non ho altre parole perché sono veramente molto molto amareggiata, anch'io comunque con la testa ero già arrivato probabilmente con Trentin sul podio, con Lina di Mameli, e invece lo sport, ma in generale il ciclismo, cioè, ci dimostra ciò che cosa può essere imprevedibile, emozionante, non si può davvero mai prevedere lo sport. Il crollo di Van der Poel, tanti big non pervenuti, di cui anche la Gran Bretagna, una nazionale nel mondiale in casa non pervenuta, Alaphilippe, Roglic, Carapaz, Roglic e Carapaz avevano tentato la fuga ma poi sono schiantati, e alla fine due corridori che non ti aspetti e un vincitore che non ti aspetteresti proprio, che però ha sfruttato la chance della carriera. Quindi onore a Mats Pedersen che si va a prendere questo mondiale, però grande Italia. Grande Italia, con un po' di rimpianto, ma chiudiamo una grande rassegna mondiale. E grazie a Davide Cassani. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Lasciate una like, mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Comunque grazie Matteo Trentin, grazie Gianni Moscon, grazie a Davide Cassani e a tutta la nazionale che si è comportata ancora in maniera straordinaria in questo mondiale. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video. Ah ecco, anche Philippe Gilbert è stato costretto, coinvolto in una caduta, e quindi insomma davvero un mondiale incredibile. E a questo punto arrivederci ragazzi, al prossimo video.